Ruanda 1994, Burundi 2015, un nuovo genocidio? Questa domanda tormenta il mio animo e quello di molti, pensando alla feroce repressione e alle terribili violenze che stanno insanguinando le strade di questo paese. Per ora la cronaca riporta 240 morti e 280.000 profughi. Nelle strade sono tanti i cadaveri degli oppositori e persino dei loro consanguinei, come il figlio e il genero proprio di Pierre Clavier Bonimpa, noto attivista per i diritti umani. Il governo continua ad alzare la tensione, impedisce alle ONG di esistere. C'è un ministro che addirittura fa appello ai 9 milioni di Hutu per risolvere il problema qualora la polizia non basti a frenare l'opposizione, principalmente Tutsi. Un presidente del Senato che incita al genocidio citando gli slogan del Ruanda. Se fossimo stati più decisi prima, forse avremmo impedito quella terza candidatura in violazione della Costituzione da parte di Nkurunziza che ha fatto divampare un incendio che può colpire l'intera regione. È tempo di pensare a sanzioni energiche verso l'attuale governo, di tutti i tipi, di sospendere la cooperazione e di isolare chi sta incitando all'odio e alla violenza. E anche di essere pronti a una missione di interposizione per difendere i civili e i più deboli. Se non faremo questo, forse recrimineremo un'altra volta migliaia di morti che potevano essere risparmiati.